Bu. Okay. Oh. Certo. Ciao. Ciao. Bu. Buongiorno. Ovviamente mi sono dimenticata l'action cam a casa, quindi sto registrando col telefono. Stiamo andando a fare delle commissioni e devo andare a pagare i bollettini. Sì. Smettila. Per la mia patente. E quindi adesso spengo, perché sennò devo attraversare la strada, mi ammazzo col telefono in mano. E quindi ho fatto stop. No, che non ho. Ecco, giri fatti, bollettini pagati, ho preso anche le medicine, ticket pagato e adesso torniamo verso casa. Il famoso palazzo degli specchi di Ferrara. E pare che abbiano anche iniziato a buttare giù dei pezzi, infatti adesso andiamo a spionare. Sì, come vedete stanno buttando giù. E fa stranissimo vedere. Io ho convissuto 30 anni con tutto questo palazzo vicino a casa e vederlo improvvisamente buttare giù, cioè vedere le macerie così, fa veramente stranissimo. Io conosco a memoria questo palazzo, so com'è fatto dentro, conosco tutti i vari spazi e tutto quanto, perché tanti anni fa ci si poteva entrare senza particolari problemi. E niente, vederlo distruggere, per quanto sia positivo, però mi fa un effetto strano. Tenete conto che lì in mezzo, tra questo e questo pezzo, c'era un pezzo collegato, quindi hanno tirato via anche questo pezzo collegato. Stranissimo. Era ora, perché sono più di 30 anni che questa struttura sta qua senza far nulla e va tutto in malora, ovviamente. Accidenti. Le botte che sento a terra non potete immaginarle, come ci fosse il terremoto. Ogni volta che la gru si sposta Mamma mia. Caspita! Guarda che roba! Un intero pezzo di, non so bene se sia il muro o il soffitto. Deve ribaltare quel pezzo, credo. Ecco. Le botte incredibili per terra, non avete idea. Mi piacciono un sacco queste cose. Non so bene cosa voglio fare adesso. Non capisco. Ah, forse lo deve rompere. Sì, lo deve rompere. No, vabbè, spettacolo. Eh sì, lo deve fare tutto in pezzi. Sembra fatto di polistirolo. Può sembrare stupido. Ovviamente sono rimasto lì ancora mezz'ora, ma no, l'ho filmato. Sono troppo curiosa di queste cose, poi mi piace. Può sembrare stupido, però veder demolire così una struttura che io vedo da 30 anni è strano. Fa proprio un effetto strano.
l'ho detto strano, strano, sì. Ciao Dani. Ciao Dani. Ciao. Lui è Tony, non è nostro, ma praticamente come se fosse nostro ormai. Vedi come abbassa le orecchie perché sì. Non è abituato. Sì, sì, sì. Però fa la pasta, guarda, guarda. Dice, faccio la pasta. Faccio la pasta, faccio la pasta. Sì, però tamimpini si appel. Aia! Oh, mi sono punta! Ah beh, ui! Mi sono punta! Tutto per fare le coccole a questo gatto! Mi sono punta! Bonjour! Siamo tornate a casa, adesso pranziamo, pranzo, e poi io scappo al lavoro. E quindi vi mando un bacio. Questo è stato un vlog un po' così, un po' piccolo, veloce, a caso, così. Spero che vi sia piaciuto comunque. Vi mando un bacione.